Deruba pazienti terminali in ospedale, è successo a Chiavari, l'operatrice sociosanitaria è arrivata a sfilare anelli e frugare nelle borse dei pazienti. Bruciati 2 ettari di bosco sul Monte Aiona nella Malga Perlezzi sul versante sud nel comune di Borzanasca dopo l'incendio di 2 giorni fa. Cade in una scarpata a San Martino, è successo questa mattina sulle alture di Rapallo, 17enne in sella al motorino, cade all'altezza di una curva. Buonasera dal TG Tigullio. Deruba pazienti terminali in ospedale a Chiavari. È arrivata l'operatrice sociosanitaria a sfilare anelli e a frugare nelle borse dei pazienti. Una operatrice sociosanitaria in servizio al reparto cure palliative dell'ospedale di Chiavari è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di aver derubato alcuni pazienti terminali. Gli episodi, ai danni anche dei parenti, dei malati e di una stagista, sarebbero iniziati nel 2015. Gli agenti hanno ricostruito almeno 8 furti. In alcuni casi la donna ha sfilato gli anelli dalle mani dei malati, in altri ha invece frugato nei cassetti dei comodini o nelle borse, approfittando dello stato di semi-incoscienza delle vittime. Alle indagini hanno collaborato anche la direzione sanitaria e i medici. Sabato la donna è stata individuata e sottoposta agli arresti domiciliari. Abbiamo argomento: è stato spento l'incendio che ha bruciato 2 ettari di arbusti e prato alla Malga di Perlezzi. Il rogo era divampato sabato pomeriggio e ha richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco perché la zona sul versante sud del Monte Aiona era molto difficile da raggiungere. Nella mattinata di ieri i pompieri hanno effettuato un sopralluogo in zona insieme ad alcuni VAB, volontari antincendio boschivi, che hanno collaborato alle operazioni di spegnimento. E ora parliamo del grave incidente che si è verificato questa mattina sulle alture di Rapallo. Questa mattina in via di Landea a Rapallo, all'altezza di una curva, un ragazzo di 17 anni in sella al suo motorino è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti il servizio 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo. Il giovane non era cosciente. Una volta stabilizzato è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Non è chiara l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto lungo la strada collinare che congiunge la zona di Sant'Agostino alle alture di Sant'Anna. Adesso 2 notizie relative alla giornata di ieri. Nel pomeriggio di ieri, appunto a Ciccagna, attorno alle 16, un uomo stava tagliando un albero che gli è precipitato addosso e così ha riportato un serotrauma pneumotoracico. Il 118 ha accelerato i soccorsi facendo arrivare l'elicottero sul posto, che ha atterrato nella piazzola adiacente alla sede del comitato locale della Croce Rossa. Il mezzo aereo ha così portato il ferito all'ospedale San Martino di Genova. Mentre un turista di Parma è stato soccorso, come spesso accade, a San Fruttuoso di Camogli dagli uomini della Guardia Costiera di Genova e di Santa Margherita Ligure. Il 61enne è caduto durante l'escursione ed è rimasto bloccato dal trauma subito ad un ginocchio. Il palmese è stato riportato dalla motovedetta della Capitaneria al porto di Santa Margherita Ligure, dove i volontari della Croce Rossa lo hanno raccolto alle 16.30, un'ora dopo che era scattato l'allarme. L'uomo ha rifiutato comunque il ricovero in ospedale. E adesso facciamo un passo indietro ad un fatto avvenuto alcuni giorni fa, ma che ha visto anche la riunione una settimana fa per questo fatto. Parliamo del furto dell'auto medica Sessi Levante. Infatti i volontari hanno deciso di espellere il loro ormai ex collega. Nel corso dell'assemblea dei militi dei volontari del soccorso di Sessi Levante, che si è tenuta in via d'urgenza una settimana fa, il presidente Thomas Ognetti ha relazionato del gravissimo episodio del furto dell'automedica in cui la pubblica assistenza è parte lesa. L'episodio risale alla notte del 6 gennaio ed è stata deliberata l'immediata espulsione del socio che si è reso protagonista di questo gesto. Oltre al furto, questo episodio ha procurato un danno all'immagine e alla professionalità di tutta la famiglia dei volontari del soccorso, ha affermato Ognetti. Siamo ancora sconvolti e tristi dell'accaduto,
ma guardiamo avanti, nell'interesse della cittadinanza e dei nostri sostenitori, nel portare avanti le iniziative già programmate e in corso di realizzazione. Tre notizie di cronaca. La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, intervenuta a Rapallo a seguito di un incidente stradale, al termine degli accertamenti deferiva in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un trentenne rapallese, poiché alla guida della propria moto, a seguito di un incidente stradale, si rifiutava di sottoporsi ai controlli alcolemici. Patente di guida ritirata per lui e veicolo sottoposto a sequestro per confisca. Mentre a Sestri Levante un uomo, dopo aver visionato una cucina componibile posta in vendita su un sito internet specializzato, messosi in contatto con la venditrice, una donna di 33 anni di Sestri Levante, mediante artifici e raggiri vari, anziché versare la somma di 1.400 euro come pattuito, riusciva a farsi accreditare l'intero importo sulla sua carta PostePay. Pertanto, dopo la querela sporta dalla 33enne, i carabinieri della compagnia di Sestri Levante, al termine degli accertamenti, hanno identificato un palermitano di 31 anni, deferendolo in stato di libertà per il reato di truffa. Ed infine, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà per furto in un esercizio commerciale di Rapallo un 55enne nato a Varedo, residente a Milano. L'uomo ha rubato 8 bottiglie di bevande alcoliche del valore di 300 euro all'interno del Carrefour di Via Sereto. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato. E adesso parliamo di pesca di frodo in area protetta. È stato scoperto un 26enne dai carabinieri. Nei giorni scorsi a Portofino un uomo è stato colto nella flagranza del reato di pesca di frodo in area protetta dai carabinieri della locale stazione. Il 27enne, impiegato di Santa Margherita Ligure, al termine degli accertamenti, atteso che stava pescando nello specchio acqueo antistante la località Punta Caiega, area protetta Parco di Portofino, mentre effettuava la pesca di frodo in apnea in possesso di idonea attrezzatura, composto da fucile subacqueo pneumatico, fiocina 5 punte e boa segna sub, il tutto posto sotto sequestro, è stato deferito in stato di libertà per il reato di pesca di frodo in area marina protetta. E cambiamo decisamente argomento. C'erano anche Cristiano Militello e la troupe di Striscia la Notizia, trasmissione di Canale 5, ieri pomeriggio al campo sportivo Riboli di Lavagna, a seguire la partita di Serie D tra Lavagnese e Stresa, tra l'altro vinta 2-0 dai bianconeri. E come potete vedere, Militello ha intervistato i tifosi presenti ieri a Lavagna. La rubrica Striscia lo Striscione dunque sarà presto dedicata alla vigilia della partita, appunto, di ieri pomeriggio alla Riboli con tanti tifosi bianconeri. E questo mi porta a collegare al fatto che oggi, essendo lunedì, torna appunto Sport per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sulla fine settimana calcistico dalla terza categoria fino alla Serie C. E ovviamente, oltre ad ospiti, filmati e classifiche del fine settimana, stasera gioca la Virtus Entella la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma all'Olimpico. Circa 500 tifosi biancocelesti presenti nella capitale, partita che ci sarà stasera alle 21, e ovviamente stasera vi renderemo conto in diretta di quello che accadrà all'Olimpico di Roma. Il grattacielo è bello da vedere, ed è Ferrari una gran bella ciassa. Sguaia, canetto, righi, belvedere, cose per io ci ma pensè a figassa. Buongiorno, benvenuti all'Istituto Alberghiero di Bedonia. Oggi stiamo facendo la focaccia ligure. Tutto è partito da un'idea del fatto che io abbia fatto una battuta al reporter e sono contenta che comunque abbia preso il mio scherzare anche da un punto di vista serio, anche perché comunque alla fine, essendo confinanti tra Emilia Romagna e Liguria, è giusto comunque che si abbia una formazione generale delle culture sia emiliana che ligure, essendo che comunque facciamo parte un po' anche noi della Liguria, e poi la focaccia piace a tutti. Più forte di me, mi confesso,
Shuaku, crocco e qua sa mambassa. Lue gin ben vuntu mesu balo spesso. Umè Michele le Santa Fugassa. Abbiamo l'onore oggi di avere Roberto del Panificio Balen qui al enogastronomico Zappafermi di Bologna. I casi della vita, come nascono a volte le cose così, spontaneamente. Quando c'è stato l'incontro, di cui ancora ringraziamo Entella TV e Marco Pinat, con la nostra scuola, una ragazza così scherzando ha detto: mi piacerebbe proprio vedere come nasce la vera focaccia genovese. Detto fatto, siamo qui, a distanza di neanche un mese, i ragazzi si stanno esercitando, i ragazzi di seconda stanno vivendo, credo, un momento, un'esperienza molto bella, perché per noi è importantissimo avere degli esperti, ma veramente esperti, che vengano dalle realtà vicine per insegnarci i trucchi del loro mestiere. Il fornaio è un mestiere essenziale che va assolutamente conservato, protetto e sviluppato, e ci auguriamo che questo serva a far capire anche ai nostri ragazzi, e chissà, magari qualcuno troverà la sua strada proprio in questo settore. E se dico fugassa e dico tutte, non faccio distinzione tra magra grassa, cu formaggio, cu massiola, bucca e mutte, per me va tutto ben, sale fugassa. Ringrazio tutti, soprattutto Roberto oggi che è stato qui con noi, un esperto di un panificio di lavagna che è venuto con i ragazzi appunto a preparare della focaccia ligure. È stata una bellissima esperienza, i ragazzi sono entusiasti, speriamo che questa organizzazione, questi eventi si ripetano molto spesso nella nostra scuola, perché è una bella impronta per i ragazzi conoscere e capire un po' le tradizioni del territorio legate alla cultura culinaria e non solo. E grazie a tutti, all'amministrazione, a tutti per questa magnifica giornata. E vi dirò di più, fo paragoni con l'amico d'Ottacco Costrombassa, quello che fa le pizze, i cannellone, 200 pisano fan in affigassa. Contestualmente alla preparazione della focaccia ligure, questa mattina ci sono venuti a trovare anche le scuole medie di Bedonia, a cui abbiamo appunto fatto assaggiare la focaccia e presentato quello che sono i nostri corsi dell'istituto alberghiero, sala, cucina e ricevimento. E a gennaio, con l'occasione per dirvi che ci sono il 12 e 19 gennaio, ci sarà l'open day aperto a tutti per venire a visitare la nostra scuola, dove faremo vedere delle preparazioni di caffetteria e di cocktail e anche in cucina con degli esperti che verranno da fuori. Mi son sentimentale fino in fondo e perdo l'oio come o papere strassa. Su in amuo de sena ci do mondo, ma un balin da testa alle affugassa. È nata un po' per caso, ma è stata bellissima. Sono arrivato qua, abbiamo trovato dei ragazzi che sono volenterosi, abbiamo fatto vedere alla bella meglio come si fa la focaccia, e insomma, mangiare l'abbiamo mangiato, vuol dire che tanto cattiva non è venuta. Mi son sentimentale, me cumevo, sale quasi o la brindo con vinassa, sarò formaggio e me perdo a prevo, all'amica accompagnati, a ti figazza. Sono stato nei giorni scorsi in comune a Santo Stefano d'Aveto su invito del sindaco, la Maria Antonietta Cella, ad un incontro dove era presente anche il presidente della regione Liguria e il sindaco di Genova per discutere degli impianti sciistici sostanzialmente di Santo Stefano d'Aveto. All'interno di questo progetto c'è un discorso anche di allungare un impianto di risalita verso il versante bedonese, dietro al Monte Bue. Diciamo che sostanzialmente l'amministrazione comunale di Bedonia ha partecipato al tavolo quasi più in qualità di spettatore che non per portare un contributo concreto.
e mi spiego meglio, c'è sicuramente l'appoggio politico, come potrebbe non essersi da parte di Bedonia, ad un progetto di questo genere, perché soprattutto per l'Alta Valceno potrebbe rappresentare dal punto di vista turistico un volano molto molto importante, pur con le difficoltà che vediamo nel nostro Appennino a volte, perché le precipitazioni nevose tra virgolette non sono più quelle di una volta, però in ogni caso ci potrebbe essere un riscontro molto importante, ci potrebbe essere l'utilizzo del rifugio che è stato ristrutturato negli anni scorsi con fondi europei, e si valorizzerebbe una delle parti più belle del nostro Appennino. Però in termini spettatori anche per altri motivi, in primis mancava sostanzialmente la comunaglia di Selvola, che tutto sommato è proprietaria dell'area, occorre sicuramente sentire quello che è il loro parere, anche se so che hanno delle intenzioni da un punto di vista turistico per questa parte intorno al Monte Bue, altrimenti non avrebbero fatto questo recupero del rifugio. E poi credo anche che da un punto di vista della regione Emilia-Romagna ci sia poco interesse eventualmente ad investire delle risorse su un impianto di risalita nuovo, e mi spiego il perché. Perché già negli anni scorsi spesso la regione è intervenuta in soccorso dei diversi impianti di risalita che ha, perché non riuscivano a chiudere il bilancio in pareggio. Quindi credo che sia soprattutto nelle mani della Regione Liguria, nelle mani del Comune di Santo Stefano, la possibilità anche da un punto di vista economico di poter fare questo investimento. Logico che a quel punto dovremmo entrare in ballo anche noi con una serie di iniziative per pubblicizzare la nuova progettualità, ma anche per dargli poi, e quindi anche con impegni economici ma molto molto inferiori, per poi darci un futuro, darci dei contenuti. Previsioni per domani, martedì 15 gennaio. Cielo soleggiato o poco nuvoloso su tutta la regione per il passaggio di qualche sottile velatura. Vento debole a direzione variabile al mattino, poi debole o localmente moderato da sud-ovest sul ponente, da sud-est sul centro-levante. Mare poco mosso sotto costa al mattino sul ponente, mosso altrove. Le temperature previste: sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell'entroterra tra 1 e 12 gradi. Thank you.